Bentrovati, puntata numero 10 del Che mondo che sarà, il mondo descritto, raccontato, approfondito grazie all'opera del Centro Studi Lions, distretto 108 LA, in particolare all'opera del presidente, il dottor Bacci. Allora, ripercorreremo alcuni punti dando spazio ai giovani e come la tematica che abbiamo affrontato, quello dell'energia e della vita da tutti i punti di vista, ovviamente vada a impattare il mondo dei giovanissimi. Rimanete con noi, iniziamo questo percorso insieme. Che mondo sarà? È uno strumento fatto forse per noi stessi, per vivere meglio questo momento, per superare questo momento per alcuni aspetti drammatico, per altri invece una grande opportunità. Una grande opportunità per costruire un mondo migliore. Ma dobbiamo essere sereni e cercare di capire che cosa è successo. E ci rendiamo conto purtroppo che in questo cambiamento, in questo dramma che un piccolo virus sconosciuto ci ha portato, i giovani sono quelli che hanno risentito di più del momento, hanno perso sicurezze, hanno perso lavoro e forse hanno perso pezzi di futuro. E noi dobbiamo tutti assieme ricreare questo futuro. Forse un futuro migliore, forse un futuro più adatto alla mentalità, al mondo dei nostri giovani, al momento dei nostri giovani. E noi più grandi dobbiamo essere la slitta che lancia i giovani nel futuro. Non dobbiamo rallentare, dobbiamo favorire questo progresso. Tutti assieme, dal privato all'istituzione. I giovani sono stati sicuramente colpiti da questa pandemia perché a loro è stato tolto molto, molto in termini di formazione, di istruzione, di socialità. Non c'è quindi solo la categoria degli anziani, particolarmente esposti al pericolo proprio della salute e della propria vita con la pandemia, ma c'è anche i danni che possono aver provocato effetti anche prolungati nel tempo per la formazione dei nostri giovani. E ci dobbiamo comunque sentire fortunati, perché in realtà come quella di Castiglione Fiorentino, come quella di tanti borghi italiani che non sono le città metropolitane, è possibile comunque poter avere un legame con l'attività motoria e con lo sport anche in quelle fasi più dure delle restrizioni che ci sono state e che stiamo vivendo attualmente. La mia prospettiva, il mio auspicio è che soprattutto per i giovani si possa pensare a riprogrammare attività sportive, motorie, compatibili con la fase che stiamo vivendo fino a tornare alla normalità. Non possiamo togliere ai giovani anche questo. Scuola da una parte, che è fondamentale per la formazione delle nuove generazioni, e sport, attività motoria, valida, utile, assolutamente indispensabile per la formazione psicomotoria dei nostri giovani, dei nostri ragazzi. Questo è l'auspicio, che nel nostro spazio, nei nostri territori, si possa ricominciare anche a vivere in questo modo. Un altro problema importante, appunto, sono state tutte le limitazioni anche nell'ambito del mondo sportivo. In che senso sono state un problema? Soprattutto per un target specifico che sono i preadolescenti e gli adolescenti. A quell'età l'attività sportiva non ha solo un valore di scarico fisico, ma bensì è un'attività che porta ai ragazzi la capacità di acquisire delle competenze sociali. Sappiamo che il mondo dello sport a vari livelli crea dei momenti di competitività, di frustrazione, di vincite, di perdite e di capacità di relazionarsi con un gruppo. Ebbene, quindi questa carenza, questa chiusura anche di tutte le attività sportive
gli studi presumono che possano influenzare negativamente nello sviluppo delle soft skills, di queste competenze sociali che i ragazzi di questa generazione ad oggi hanno purtroppo avuto una limitazione importante. Ancora una volta ritorna il mezzo digitale come sostituto di tante attività che prima venivano svolte all'aria aperta e oggi magari vengono in qualche modo trasferite all'interno di un gioco virtuale. Non è naturalmente la stessa cosa e lo sport nel mondo della psicologia si ritiene che sia, per usare una metafora, una sorta di agenzia educativa esso stesso che contribuisce allo sviluppo armonico della persona. Quindi naturalmente bisogna, nel momento che le possibilità ci risaranno, far sì che i nostri ragazzi riaffrontino il mondo dello sport con tutte le sue sfide che in qualche modo potenziano un fattore psicologico molto importante che è quello della resilienza, della capacità di resistere agli urti e all'avversità della vita in una maniera funzionale, riuscendo ad adattarsi. Lo sport è in grado di aiutare la mente delle persone a sviluppare anche questa capacità. Belle occasioni per giovani e meno giovani per stare assieme, per avere cura del proprio corpo e della propria mente. Sport significa regole, significa rispetto, significa sforzo, significa coraggio, significa volontà, significa liberare la mente dalle difficoltà e dai problemi quotidiani per portare tutta la nostra energia nella realizzazione di un progetto, di un confronto rispettoso fra due persone, fra due squadre, per raggiungere ad una vittoria. Lo sport per i giovani è una scuola di vita, è una scuola di comunità e di socialità. Fermare lo sport, soprattutto quello giovanile, è stato difficile per le istituzioni e per tutti coloro che vivono nello sport, ma era necessario perché purtroppo questo virus si diffonde con il respiro e questo contagio occorre fermarlo, limitarlo finché i vaccini non avranno fatto il loro lavoro, finché la virulenza non sarà diminuita. Per questo le istituzioni si sono mosse. Tante cose e dal mondo dello sport c'è molto da imparare, sia per l'aspetto sociale, per l'aspetto dell'inclusione, ma anche per l'aspetto dell'autodisciplina, della capacità di gestione di sé, della capacità di ricercare il proprio limite, di cercare il proprio meglio e di migliorarsi continuamente. E quindi sicuramente per i giovani credo che chi praticava sport probabilmente, come voglio dire, in qualche modo fosse già dotato di risorse importanti e gli permetteranno di tornare a ripraticarlo e a riprendere la loro vita. Quello che mi auguro che si possa tutti imparare, compreso diciamo, i soggetti giovani, che forse sono molto più plastici di noi, che qualche anno in più ce l'abbiamo, è che ci si renda conto
alcuni aspetti di come questo mondo globale, di come questa interconnessione in fondo ha determinato, tra virgolette, un grande scompiglio a tutti i livelli, e quindi ecco che se ne esca con una visione un po' più disincantata del mondo, e soprattutto comprendendo che ciò che veramente occorre nella vita è trovare il modo di potenziare le proprie capacità e di saper concentrarsi sulle cose che veramente contano, di non farsi travolgere dalle cose sulle quali purtroppo, diciamo, non abbiamo un controllo. Ci sono state tragedie molto più gravi, diciamo, nel mondo, sono durate anni, che sono state generate, quelle sì, chiaramente, dall'uomo, e ne siamo usciti in tutti i posti con il giusto tempo, e probabilmente in alcune situazioni, forse anche nell'Italia del dopoguerra, ne siamo usciti migliori. Diciamo migliori nel senso che siamo stati capaci di rilanciarci, di recuperare, di ricostruire dalle macerie. E qui dovrà essere un po' la stessa cosa. Secondo me chi fa sport lo fa meglio, riesce meglio su questo tipo di... Un saluto dal Comune di Arezzo e grazie per avermi dato la possibilità di intervenire su questo tema importante. Giovani e sport alla luce dei danni provocati dalla pandemia. Beh, sicuramente i giovani sono la categoria che hanno sofferto più di tutti i disagi, perlomeno psicologici, di queste restrizioni, in quanto a quell'età è difficile confinarsi in casa, è difficile non vedere più i propri compagni di scuola, i propri amici, i propri compagni di squadra, per chi appunto fa sport, e speriamo che ben presto ci sia la possibilità di tornare a vedere appunto i nostri ragazzi frequentare i campi e le palestre dei nostri comuni e di tutta Italia. Per quanto riguarda il Comune di Arezzo, ben presto avvieremo una call con tutte le associazioni giovanili e chiunque si occupa appunto di giovani in città, per capire meglio da loro cosa è successo, quali sono i provvedimenti necessari da prendere, quali sono le aspettative, quali sono i problemi più gravi che ancora ci sono. E quindi, ecco, avremo questa possibilità e magari ci riaggiorneremo anche più avanti. Il Comune di Arezzo non si ferma, non si è fermato, non rimane a guardare gli eventi, ma prova in questa maniera, in maniera costruttiva, in maniera partecipata, a far ripartire sia lo sport che i giovani. Grazie ancora, un saluto a tutti e a presto. Far ripartire lo sport significa far ripartire la vita dei giovani, ma anche tutto un mondo economico che vive intorno alle scuole di calcio e di altri sport, intorno alle società dilettantistiche e professionistiche, perché quelle professionistiche sono lo sbocco delle attività dei giovani e molte volte la vita, uno stipendio e un sogno. Ma significa anche favorire l'economia di un indotto ancora più grande, che sono le industrie degli attrezzi sportivi, dell'abbigliamento sportivo. Quindi tutto un mondo che vive soprattutto di giovani, che fa vivere i giovani e che porta vita, ma porta soprattutto la costruzione della persona. Piacere di incontrare l'assessore allo sport del comune di Siena per chiedere che cosa è successo nel mondo dello sport, assessore. Allora, cosa è successo nel mondo sportivo nel periodo della pandemia e come questo ha toccato i giovani? La prima cosa che voglio dire è che è quello che io non apprezzo della politica particolare, che spesso ci sono dei mantra che ricorrono e che vengono cavalcati acriticamente in funzione del momento, dei tornaconti, dei vantaggi. Io non mi piego a questo tipo di logiche, quindi occupandomi di sport come assessore, ma occupandomi anche nella vita e occupandomi della mente delle persone come professione, diciamo, voglio parlare al netto di posizioni politiche o quant'altro. Allora, l'abbia fermato il mondo sportivo è stato una misura, diciamo, restrittiva, come abbiamo visto in tantissimi altri settori, la ristorazione e quant'altro. Quello che si è potuto vedere è che verso il mondo sportivo, però, nelle varie riaperture, trovare soluzioni, alchimie varie, a sport, non a sport e così via, non si è cercato
mai di trovare una vera e propria risposta. E questo secondo me è frutto di un elemento di pregiudizio che attraversa questo paese, che è inesorabilmente sulla via del declino anche per questo motivo. Le attività sportive sono state fermate all'inizio tutte, poi dopo c'è stata, diciamo, la pressione forte delle federazioni che chiaramente hanno richiesto, anche perché non ci dimentichiamo che ci sono le Olimpiadi a luglio, ma comunque ci sono una serie di attività di tipo agonistico che devono essere fatte, hanno richiesto per gli atleti tesserati e di interesse nazionale di poter praticare dello sport, e noi anche come comuni ci siamo adeguati per mettere a disposizione il campo scuola per tutti quegli atleti che in qualche modo, appunto, essendo tesserati, potevano svolgere, diciamo, attività. Cosa succederà lo vedremo dopo, ma vorrei uscire, ripeto, da questi mantra catastrofisti e pensare che sostanzialmente poi come si reagisce a situazioni di questo tipo dipende molto dalle caratteristiche individuali, dalle risorse che le persone hanno, dalla resilienza che le persone hanno. E quindi ci sono persone che probabilmente nella loro individualità, nella vita, hanno attraversato, potrebbero o staranno attraversando anche situazioni ben più dure di questa, e chi ha gli strumenti esce rafforzato usualmente da questa situazione. Certamente, chi ha gli strumenti esce rafforzato. Chi vive nello sport, chi ha vissuto lo sport e chi sente dentro di sé le regole dello sport e il senso del rispetto ne esce rafforzato e diventa un uomo migliore. Il mondo che stiamo vivendo è incredibile. È incredibile perché ci mostra aspetti diversi. Il cambiamento, il dramma, la tristezza, le opportunità, le riflessioni, le meditazioni, la natura che cambia e riprende possesso della sua bellezza. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che questo cambiamento richiede che anche noi cambiamo. Dobbiamo cambiare noi stessi, iniziando a conoscere noi stessi per cambiare il mondo e farlo diventare migliore. Questo ci sta chiedendo questa pandemia, che è stato un dramma, ma che è e deve essere un'opportunità per migliorare il nostro sistema sanitario, il nostro sistema sociale, il nostro sistema giudiziario. Questo noi dobbiamo fare. E questo lo possiamo fare solamente comprendendo che viviamo in un altro mondo, in un'altra epoca, dove il futuro sarà basato sempre di più sui diritti della comunità, sul green e sul mondo digitale, sul mondo del futuro, sul mondo virtuale, dove sempre al centro ci sarà la persona umana. Pensiamo. Noi da sempre abbiamo immaginato il cielo, abbiamo cercato di scoprire l'acqua. E l'abbiamo fatto riflettendo e utilizzando spesso la filosofia. E la filosofia è amore per la saggezza. Ma come ci ricorda il filosofo indiano Krishnamurti, la ricerca della verità è un fiume che non si ferma mai. Ci insegna una frase bellissima. Se vuoi scoprire il fiume, se vuoi comprendere il fiume, devi entrare nell'acqua. Ma troppa gente corre in su e in giù lungo la riva perché ha paura di scoprire l'acqua. Ecco perché oggi occorre coraggio, occorre consapevolezza, occorre volontà, occorre avere il coraggio della scoperta, il coraggio del futuro. Alzati, andiamo, non avere paura. Ci ricorda San Giovanni Paolo II. Pensiamo a Pitagora. Pitagora con i suoi discepoli che erano lì in quella agorà di sera tutti insieme a guardare le stelle, a guardare il cielo, a cercare di scoprire i segreti di quel cielo, trasferendosi con la mente, con l'immaginazione dentro quel cielo, dentro quelle stelle, per capirne i segreti e per migliorare la qualità di vita delle persone umane.
abbiamo scoperto tante cose, le ellittiche, i segni, le rotte, i venti. Siamo abituati a stare qui immaginando quel cielo, ma oggi noi possiamo andare di là, da quello che noi abbiamo immaginato, al di là di quella linea. Possiamo entrare dentro quel cielo, vedere la terra dal di sopra. Quindi dobbiamo cambiare. Non possiamo più vedere questo cielo dal di sotto e immaginare. Dobbiamo rinnovare senza rinnegare. Gli strumenti li abbiamo, ma dobbiamo imparare a stare ormai di là, da quella linea immaginaria. Perché oggi possiamo vivere dentro quel cielo e il mondo è fatto di queste nuove conoscenze, di questo futuro. Grandi segni oggi abbiamo, pensiamo. Un piccolo drone, un piccolo elicottero si è posato su Marte. Qualche giorno fa parlavo con degli amici tramite Zoom e nei vari discorsi, piano piano, poi siamo andati a parlare dell'universo, del cielo, delle stelle, dei pianeti e di tutto quello che circonda la nostra Terra. E qualcuno appunto ha accennato a come i nostri progenitori, i popoli antichi che vivevano nel Medio Oriente in particolare, poi successivamente in Egitto e poi in Grecia, eccetera, avessero studiato appunto il firmamento facendo delle scoperte notevoli e anche riuscendo a fare dei calcoli veramente complicati senza l'ausilio di tutti i sistemi che noi abbiamo e che usiamo normalmente. In questo c'era anche molta nostalgia, perché in realtà appunto parlavamo dei bei tempi antichi, di quando tutto sembrava essere perfetto, cosa che invece adesso non sembra essere, perché ci sentiamo tutti un po' a disagio, dato anche il momento ovviamente. Anche parlando appunto di spazio, io ho iniziato a raccontare di come siamo in questo momento, cioè l'umanità è riuscita a mandare una sonda fino a Marte, cosa che abbiamo fatto già molte volte, ma questa volta da questa sonda è stato calato un mezzo semovente che fa anche da base logistica, e da questa base semovente, da questo rover, si è staccato e ha fatto un paio di giorni fa il primo volo, un piccolo elicottero. Cosa c'è di strano nel fare un piccolo volo con un elicottero che ha due rotori che girano l'uno al contrario dell'altro e sono larghe appena 1,20 m, in tutto pesa 1,8 kg, per cui è un moscerino. Ma c'è un problema, che su Marte non c'è abbastanza aria, o meglio, l'aria è così rarefatta da essere circa 1/100 dell'aria che c'è qui sulla Terra, per cui, dato che un qualsiasi mezzo si sostiene attraverso appunto appoggiandosi, galleggiando sull'aria, ecco che per riuscire a galleggiare su quest'aria così rarefatta sono state fatte delle ricerche incredibili. E alla fine questo piccolo elicottero, che si chiama in maniera credo poetica, si chiama Ingegno e fa parte appunto di questo progetto che si chiama
perseveranza, per cui due nomi significativi, questo piccolo oggetto, dicevo, è riuscito a fare il suo primo volo di prova, a sollevarsi di 3 metri, stare fermo in volo per circa 30 secondi, dopodiché riatterrare dolcemente. Per cui un volo di niente, ma che è una cosa incredibile per noi adesso, nel 2021, che siamo riusciti, noi come umanità, siamo riusciti a far volare un oggetto, come fosse appunto, cioè un piccolo, come è questo piccolo elicottero, in un altro pianeta del nostro sistema solare, su Marte. È una cosa incredibile che ci apre prospettive fantastiche, ma più che altro è la dimostrazione che l'uomo anche oggi, anzi ancora di più forse oggi, riesce con l'ingegno, la perseveranza, il lavoro a raggiungere degli obiettivi incredibili. Quanti messaggi, quante riflessioni, quante conclusioni, quanta immaginazione, quante idee vengono fuori dal lavoro della nostra mente, dal lavoro del nostro cuore. Corpo e anima non si possono mai separare, così come non si può separare la persona umana dall'ambiente che lo circonda e che lo ospita. Che mondo sarà dal punto di vista sociale, spirituale, emozionale? Ci siamo a più riprese chiesti nei lunghi mesi di quest'ultimo anno in salita se sia cambiato il mondo, se torneremo passata la bufera alle nostre vite anti-Covid o se questo virus segnerà uno spartiacque permanente tra la realtà che è stata e quella che sarà. Io credo che una cesura netta sia stata segnata, e non perché sia cambiato il mondo, ma perché questa esperienza ci ha svelato una natura del mondo e delle cose che evidentemente avevamo da sempre davanti agli occhi ma non vedevamo. I paradigmi e le certezze di generazioni e generazioni si sono sbriciolate. Ci è apparsa in tutta la sua evidenza la fragilità di sistemi, leggi, economie ed organizzazioni che credevamo granitiche. In un mondo sempre più interconnesso, globalizzato, denso di relazioni, dobbiamo invece abituare la mente a un variare continuo. Dobbiamo far pace con l'idea che il nostro destino è convivere e interagire con il caos. La soluzione per farlo c'è, è abbandonare vecchi sistemi e concetti e cambiare mentalità. Il mondo che mi immagino, slatinizzato dal Covid, è un mondo con nuovi schemi da abbracciare con curiosità e flessibilità, pronti a cogliere le opportunità nelle difficoltà. Questo è l'unico mondo possibile da abitare con consapevolezza che in questo periodo deve aver reso di pubblico dominio. Nessuno si salva da solo. Questo è molto importante. Siamo tutti strettamente interconnessi e mai come ora c'è voglia e bisogno di stare vicini. Spero che il futuro prossimo ci riserverà un mondo fatto di molti più abbracci e strette di mano di quello pre-Covid. Tutti ne abbiamo bisogno e lo desideriamo. Covid-19 ha ridefinito i valori dell'economia in generale, mettendo in evidenza chiaramente l'importanza della farmaceutica, ma non solo farmaceutica, ma anche i temi sanitari che sono correlati. E l'industria si sta adeguando chiaramente
Abbiamo tutti oggi l'esperienza, stiamo toccando con mano il ruolo dei vaccini, la vaccinazione. Ma non è, il futuro, secondo me, non sarà solo quello riferito ai vaccini, ma alle problematiche che sono sorte intorno a questa pandemia. Mi spiego meglio. Il benessere che dobbiamo recuperare, perché ad oggi purtroppo sappiamo che tante patologie vengono trascurate perché le persone non escono, acquistano meno farmaci. Quindi il ruolo in futuro sarà soltanto riferito alla produzione di farmaci, di vaccini, ma anche al differente ruolo che avrà l'elettronica, cioè il mondo dell'e-commerce. C'è stato un incremento notevole dell'e-commerce, ma non solo, diciamo, l'e-commerce riferito all'acquisto, ma anche tutto quello che è l'approvvigionamento del prodotto, e quindi ci sarà sempre più bisogno del supporto informatico. Io faccio riferimento alla mia esperienza precedente. Nel 90 ho fondato un'azienda di diagnostica rapida. Faccio riferimento che fino a 40 anni fa, per fare una glicemia, ci volevano riprendere appuntamento, andare in ospedale, fare il prelievo, ritornare a prendere. Oggi ci sono dei sistemi che in 5 secondi ti danno il risultato, ma il risultato non che finisce solo nel device, nello strumento, ma che può venire trasmesso al diabetologo, al babbo, mamma, medico curante. Quindi ecco la telemedicina, e ci dovrà essere anche un supporto in futuro di collegare industria, struttura pubblica e utilizzatori. Queste Che sono. mondo sarà nel mondo del lavoro, dato che il futuro sarà green e digitale? L'esperienza Covid ha portato un'accelerazione del digitale e di molti processi tecnologici impensabili fino a pochissimo tempo prima. La tecnologia certamente ci aiuterà a gestire processi complessi e dinamici, ma il finto mito del progresso che ci siamo illusi di vivere è un miraggio da sfatare. L'uomo si salva con l'uomo. Il battito d'ali di una farfalla in questa parte del mondo può provocare un uragano a Pechino. Questa è la teoria del caos, gestibile solo da una classe di cittadini e di leader che siano pronti all'imprevisto, resilienti, preparati ad accogliere il nuovo e a volgere la crisi in opportunità. Queste saranno le abilità trasversali fondamentali per riuscire in un mondo del lavoro sempre meno codificato e codificabile, dove alle competenze tecniche non possono che affiancarsi queste capacità imprescindibili. Questo è quello che dovrà accadere anche nel mondo fieristico, nel mio mondo, nel nostro mondo e degli eventi. Scosso dalle fondamenta dal virus. Potrà risorgere più forte di prima se saprà fare tesoro di questa esperienza, per esempio portandosi in dote le importanti novità tecnologico-digitali, ma riuscirà a ribadire la sua identità di motore delle relazioni umane. In questo anno di distanza forzata si è reso evidente a tutti quanto l'incontro umano resti fondamentale, con buona pace del digitale e della tecnologia. Le fiere, i convegni, i congressi, antichissimo teatro privilegiato di questo incontro, se sapranno incarnare con fierezza questa identità, saranno luoghi protagonisti anche di questa nuova era. Grazie. E tutto ci porta a vivere meglio nella nostra terra, dove ambiente, persone umane, animali e minerali vivono insieme per omaggiare la vita. E tutto ci porta a sorridere, a stare meglio in comunità, fra noi, nel rispetto dei diritti di tutti, nel rispetto delle persone, nel rispetto del prossimo. E vivere meglio significa anche tornare nell'amicizia, nella socialità, a godere di queste piccole cose della vita quotidiana che sono immense, perché il sorriso è la vita. Che mondo sarà? Sarà un mondo di sorriso.
Ora vi ho portato anche pomodori. Ah, bravo! Le cipolle, tutta l'altra roba. E lì, panzanellona. Bene, bene, bene. Con tanta cipolla. Fantastico. La cipolla, importante, lo sai perché è importante la cipolla? Perché contiene una sostanza di tipo vegetale, che è una specie di ormone vegetale, che abbassa la glicemia. Per cui la cipolla migliora chi ha il diabete. Pensa un po', poi va. Filo d'olio. Grazie. Siamo pieni di radicali liberi stasera, allora, Doc? No, siamo pieni di antiradicali liberi. Sei... Sabato sera andiamo sempre insieme fuori a cena e ci diciamo sempre buon anno, perché buon anno non lo dobbiamo dire soltanto il primo dell'anno, è sempre tutto l'anno, quindi quando ci incontriamo buon anno. Le persone si trovavano e si dicevano buon anno perché tutti i giorni doveva essere l'inizio di un altro buon anno, e ai nostri telespettatori che viaggiano con noi a cercare il loro sasso e la loro depurazione e il loro sorriso, diciamo insieme buon anno. Buon anno. Questo è il messaggio di Che Mondo Sarà. Ottimismo, pragmatismo, consapevolezza, futuro, ma soprattutto sorriso. Sorriso, sorriso, perché il sorriso è la vita, entusiasmo, vivere con un fuoco nel sangue, affinché il mondo vada avanti, perché ci sia sempre un mondo migliore. I giovani, quindi, i giovani protagonisti di questa puntata a cura del Centro Studio Lions, puntata come sempre con la supervisione del professor Bacci, presidente del Centro Studi Lions 108 LA. Giovani e quindi futuro, le loro prospettive, le loro problematiche affrontate a 360 gradi con i tanti ospiti che sono intervenuti. Vi ringraziamo come sempre per l'attenzione, vi diamo appuntamento alla settimana prossima e vi ricordo che sui social di Lions 108 LA e nella pagina web TV di Canale 3 potete rivedere tutte le puntate. We'll be right back.